Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, un'apertura, torniamo a parlare dei due fratelli morti in un albergo ieri a Firenze. È indagato un farmacista, avrebbe venduto ai due un analgesico oppiaceo senza ricetta. Lo scontrino è stato trovato all'interno della camera, tutti i dettagli in questo servizio di Gigliola Caridi, vediamo. Un potente analgesico a base di ossicodone, oppiaceo, i cui effetti sono paragonabili a quelli della morfina, assunto in dosi massicce e mischiato all'alcol, forse per cercare lo sballo. Sarebbe questo il mix rivelatosi letale per i due fratelli belgi di 20 e 27 anni, trovati morti ieri pomeriggio dal padre nella loro camera all'Hotel Minerva, nella centralissima piazza Santa Maria Novella a Firenze. Nell'inchiesta della procura al momento c'è un solo indagato, è il farmacista che ha venduto ai turisti due confezioni del potente farmaco senza prescrizione medica. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Nella stanza dei due ragazzi non sono stati trovati segni di violenza, non sono stati trovati segni di effrazione, non sono stati trovati segni di colluttazione, non ci sono tracce evidenti del consumo di stupefacenti, quindi non abbiamo trovato lacci emostatici piuttosto che siringhe o altra roba del genere. Il dato che ci è parso comunque doveroso segnalare è il rinvenimento all'interno di questa stanza di due confezioni di un farmaco analgesico, di un potente analgesico a base oppioide, confezioni una vuota e l'altra vuota per metà, che testimoniano il consumo di un quantitativo piuttosto significativo di questo medicinale. Nella stanza è stato trovato la prova d'acquisto di questo farmaco, rispetto al quale abbiamo individuato l'esercizio che lo ha ceduto ad uno dei due ragazzi. Abbiamo trovato alcune bottiglie di birra consumate sicuramente nelle ultime 12-18 ore. Le conferme sulle cause della morte potranno arrivare tuttavia solo dagli esami tossicologici e dall'autopsia. Il medicinale è stato acquistato in una farmacia vicino all'albergo in via De Banchi. Il giovane farmacista che lo ha venduto è stato interrogato ieri dalla polizia. Intanto dai titolari della farmacia arriva il no comment. Ha detto prova di non lasciare dichiarazioni. E la proprietà della farmacia sta vagliando provvedimenti disciplinari nei confronti del farmacista, un 27enne, dipendente del negozio, che ha venduto ai due il farmaco senza ricetta. E quanto hanno fatto sapere i titolari tramite il loro legale, l'avvocato Francesco Maresca, secondo quanto emerso, la proprietà ha subito preso le distanze dalla condotta del 27enne, nei confronti del quale, attraverso un consulente del lavoro, sono state avviate le procedure per l'applicazione di sanzioni disciplinari. E ne ho passate tante nella vita, supererò anche questa, lo ha detto il celebre ristoratore sommelier Giorgio Pinchiorri, titolare dell'Enoteca 3 Stelle Michelin nel cuore di Firenze, sull'inchiesta che lo vede indagato dalla Procura di Firenze per stalking a una dipendente. Nelle indagini ora concluse, Pinchiorri venne a suo tempo interrogato dal PM, cui fornì la sua versione dei fatti. Coi familiari e coi suoi difensori, il celebre ristoratore si dice fiducioso di dimostrare la sua correttezza. E convalidati due arresti eseguiti dal carabinieri dal GIP di Firenze nell'ambito di un'indagine per reato di concussione nei confronti di un dipendente della ASL, di un consulente del lavoro. I provvedimenti sono stati eseguiti a Borgo San Lorenzo, siamo nella provincia di Firenze. Tutto è partito dalla denuncia di un imprenditore locale a cui i due avevano chiesto un compenso in denaro a seguito di un controllo fatto dal personale della ASL. Andiamo ad Arezzo, 9 assolti e 4 condannati a 10 mesi, questa è la sentenza del Tribunale di Arezzo al processo sul filone per truffa nell'ambito del crack di Banca Etruria. I dettagli nel servizio, vediamo. Il capannello dei risparmiatori si era sciolto in mattinata, forse qualcuno aveva annusato l'aria e aveva pensato di togliere presto il disturbo. La lettura della sentenza per il processo del filone truffe legato al crack di Banca Etruria segna una netta sconfitta della pubblica accusa a favore delle tesi della difesa. 4 le condanne, tutte a 10 mesi, condanne mediaticamente minori rispetto ai dirigenti che erano stati chiamati in causa da Federico Baiocchi, ormai un ex
di via Calamandrea, Paolo Mencarelli, passando per Luca Scassellati e Luigi Fantacchiotti. Per loro l'accusa aveva chiesto condanne più pesanti, fino a 3 anni, perché ritenuti elementi del cosiddetto piano di vendita dei titoli taroccati, la cosiddetta cabina di regia. Ma la sentenza letta dal giudice Angela Avila ha rovesciato il quadro, tutti assolti per non avere commesso il fatto. È una sentenza, pur non conoscendone le motivazioni, giuridicamente ineccepibile. Anche l'avvocato Luca Fanfani ha messo all'incasso un grande risultato. Ritenevo per esempio l'assoluta inconfigurabilità nei confronti di tutti, sono felice che i miei assistiti siano stati assolti. I difensori dei condannati sono pronti a dare battaglia. Mi sembra difficilmente motivabile una sentenza di condanna di questo tipo, però faremo sicuramente appello. Grossa delusione invece tra i pochi risparmiatori presenti dell'atrio. C'era un sentimento che faceva prevedere questo primo passo. Io che credo nella giustizia e che sono veramente uomo, io non me l'aspettavo, perché so che hanno sbagliato. Nessuna parola da parte di Giulia Maggiore, che ha sostenuto le tesi della pubblica accusa. È scontato che ci sarà un ricorso in appello, ma questo avverrà solo quando verranno pubblicate le motivazioni della sentenza. E delusione per la sentenza sul bond Etruria la esprime la CISL dopo proprio la pronuncia del Tribunale di Arezzo. E andiamo nel Grossetano, un allenatore ha offeso Greta Thunberg, la ragazzina ormai che combatte per il clima in modo molto pesante, l'ha offesa, si è scusato, ma il Grosseto della squadra giovanile ha deciso di licenziare il mister. Mi pento, l'ho scritto in un momento di rabbia. Carlo Sestini, vediamo. Il Grosseto Calcio ha licenziato Tommaso Casalini, vice allenatore dei giovanissimi, dopo che su Facebook aveva insultato la giovane Greta Thunberg con una frase sessista e irrispettosa, un'offesa pesante ad una ragazzina che ha l'età dei giovani che allena. Un post la cui gravità era stata sottolineata anche da Selvaggia Lucarelli, che aveva stigmatizzato le offese pesantissime contro Greta. Ieri sera la società ha preso una decisione importante e l'ha comunicata ai tifosi attraverso la propria pagina Facebook. In seguito a quanto apparso sui social, l'Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei giovanissimi A, Tommaso Casalini, per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società, che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici. Vista la gravità di quanto affermato dal signor Casalini, la società ha provveduto a sollevare lo stesso dall'incarico con effetto immediato, dissociandosi completamente dalle affermazioni lette su Facebook, riservandosi di procedere per vie legali per tutelare la propria immagine nelle sedi opportune. E torniamo a parlare della manifestazione di venerdì in tutta la Toscana, anzi in tutta Italia, dei ragazzi in difesa del clima, ma a Firenze in particolar modo si è innescata una polemica con il sindaco. Ce la racconta Caterina Gonnelli, vediamo. Ci teniamo a smentire il fatto che la manifestazione abbia sporcato la città, data l'attenzione dei manifestanti e dato che l'assemblea di Fridays for Future Firenze aveva costituito appositamente un gruppo che, seguendo il corteo, si è dato da fare per pulire le strade da cosa poteva essere rimasto a terra. Dopo il passaggio della manifestazione, le strade e piazze erano più pulite di prima, avendo intercettato molti rifiuti provenienti dal turismo e dai passanti. Così, in una nota, ai ragazzi del Fridays for Future Firenze, che intervengono data la grande quantità di articoli, commenti e fake news che subito dopo il corteo hanno iniziato a girare. Dopo aver chiarito ciò, puntano però il dito contro il sindaco di Firenze Dario Nardella e la sua presenza, che a differenza di quanto da lui dichiarato non ha partecipato al corteo, ma ha aspettato che la maggioranza dei manifestanti lasciasse Piazza della Signoria per scendere velocemente, rilasciare alcune interviste, scattare dei selfie e tornare dentro. Comportamento, secondo i ragazzi, completamente incoerente rispetto alle parole da lui pronunciate nei giorni precedenti. Sentiamole. Bisogna stare attenti a una cosa: i politici corrono a farsi selfie con i giovani di Fridays for Future, i grandi leader corrono a farsi i selfie con Greta. Io vorrei dire una cosa ai miei colleghi politici e amministratori: invece di correre a farsi selfie con i ragazzi,
mettiamoci al lavoro davvero per fare delle cose concrete e per dimostrare che vogliamo davvero cambiare il mondo. Combattiamo realmente il cambiamento climatico, mettiamo in campo delle misure di incentivo fiscale potente sulla questione dell'inquinamento. Fridays for Future rivolge poi un messaggio chiaro che ha il sapore dell'ultimatum: se il sindaco e il resto delle istituzioni non ci ascolteranno, continuando a mantenere le solite posizioni vaghe e meramente dichiarative, noi continueremo a riempire le piazze e a contestare le loro politiche, esigendo che il Comune di Firenze e la Regione Toscana presentino pubblicamente un piano con le azioni che intendono portare avanti. Alle accuse il sindaco oggi ribatte così. No, grazie, non rispondo. Fermato per un controllo alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, aveva nello stomaco 96 ovuli di cocaina per un peso complessivo di 1,2 kg. Avrebbero fruttato circa quasi mezzo milione di euro, circa 12.000 dosi. L'uomo, 21enne nigeriano, è stato arrestato dalla Guardia di Firenze per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E ora parliamo di infrastrutture. C'è un'intesa per la circonvallazione di Poggio a Caiano, siamo nella provincia di Prato, una firma per progettare il collegamento tra le strade di Comeana e Pistoiese. Ci racconta tutto Rachele Campi. Firmato l'accordo per la progettazione preliminare di fattibilità tecnica del collegamento tra via di Comeana e via Pistoiese, una infrastruttura che interessa il sistema stradale e che consentirà il completamento della circonvallazione di Poggio a Caiano, diminuendo l'afflusso dei veicoli nel centro cittadino. Al tavolo l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, il presidente della provincia di Prato e sindaco di Poggio a Caiano Francesco Pugelli e rappresentanti dei comuni di Campi Bisenzio, Carmignano e Signa, e la città metropolitana di Firenze. Si tratta di un'opera necessaria che era già stata preventivata, pensata nel 2005 dall'allora provincia e che poi è stata realizzata soltanto parzialmente. Con queste risorse la provincia attuale sarà in grado di fare uno studio di fattibilità tecnico-economica appunto e di iniziare il procedimento per quanto riguarda la soggettabilità a via. Attraverso quest'opera si riuscirà a fare un progetto di riqualificazione della frazione cosiddetta Poggio Novo del comune di Campi e di Signa, che diventa quindi un tutt'uno, un agglomerato di fatto del centro di Poggio a Caiano. Proprio per questo tutti gli enti stanno andando a braccetto verso questo primo passo, un primo passo che è importante. Ovviamente l'opera è un'opera sfidante perché in questa prima fase faremo lo studio di fattibilità tecnico-economica, poi inizierà la partita vera, cioè quella di trovare i finanziamenti per quest'opera. Ma solo e soltanto se gli enti, come stanno facendo ora, lavorano insieme, passo dopo passo, siamo sicuri che riusciremo anche a dare una risposta da tanto tempo attesa a tutte le nostre comunità. E c'è un progetto per il parco lineare Arno. Vediamo di che cosa si tratta, ce lo racconta Chiara Valentini. Era il 1983. L'architetto italo-britannico Richard Rogers presenta all'amministrazione della città di Firenze, in cui è nato, un ambizioso progetto per riqualificare le rive dell'Arno. Rogers è nome di spicco dell'architettura internazionale, suo, per dirne una, il Centre Pompidou di Parigi. Negli anni recenti il suo studio londinese realizza altri progetti in Toscana come la passeggiata lungomare a Viareggio o il piazzale della Resistenza a Scandicci, ma il suo piano per l'Arno rimane nei cassetti, anche se Rogers continuerà a proporlo a ogni sindaco che si è succeduto a Palazzo Vecchio in questi 36 anni, fino a che l'ultimo di loro, Dario Nardella, non lo riprende inserendolo nel programma elettorale. Il piano lineare per l'Arno, che comprende anche opere già finanziate come la passerella dell'Isolotto che collegherà l'Arcingrosso alle Cascine, inizio lavori i prossimi mesi, o il nuovo ponte sopra l'Anconella, prenderà spunto dalle suggestioni che lo studio Rogers ha presentato, rinnovate. Un piano aggiornato, insomma, che riguarda tutto l'Arno dell'area fiorentina, non solo il centro. Pedonalizzazioni degli argini che potranno permettere di andare a piedi o in bicicletta dalle piagge a Piazza della Signoria, seguendo il corso del fiume. Chiatte semipermanenti e un ponte sulla pescaia di San Nicolò, magari aperto al centro, quasi a formare una piazza pubblica. Collegamenti con la tranvia. Insomma, spiegano gli architetti, lo scopo è riportare l'Arno ad essere il cuore vivibile della città.
con tutte le attenzioni dovute alla stagionalità e ai cambiamenti climatici. Il clima sta cambiando e questo influenzerà il progetto. Ripeto, oggi abbiamo presentato delle idee che devono essere sviluppate e al centro, lo vedremo nei mesi prossimi, la sicurezza sarà uno dei temi fondanti. Suggestioni per ora. Quali e quante di queste si tradurranno in progetti urbanistici è tutto ancora da vedere. Palazzo Vecchio inizierà a lavorarci, valutando anche la possibilità di finanziamenti privati. Si tratta infatti di idee da milioni di euro. Quanto ai tempi, il sindaco parla di fine mandato, cioè entro la fine del mandato i progetti saranno effettivi e alcuni di questi realizzati, specificano dal comune. È presentata oggi a Firenze una esercitazione internazionale. Lo scenario sarà quello dell'alluvione del 66. Dovranno gestire situazioni d'emergenza concentrandosi in modo particolare nella fase organizzativa. È quello che si troveranno a fare 3 team composti ciascuno da 11 persone selezionate dalla Commissione europea nell'ambito della seconda edizione di un progetto del Dipartimento nazionale della protezione civile italiana e svedese. La situazione da gestire sarà simile all'alluvione del 1966 che colpì Firenze, ovviamente con i dati aggiornati. Firenze non offre soltanto uno scenario e una storia, perché lo scenario sarà quello di un contesto urbano alluvionato, ma anche una serie di skills e di elementi che sono fondamentali per poter sperimentare i dispositivi di protezione civile. E ci fa onore, devo dire, ci rende anche un po' orgogliosi che la Commissione europea e il Consorzio abbiano scelto l'Italia e noi, la Toscana e Firenze, per la condizione anche di elevata organizzazione e coordinamento tra tutti gli attori del dispositivo di protezione civile. Interscambi utili sia per chi arriva dall'estero sia per chi riceve e che si trova a dover spiegare un territorio come quello toscano, fragile non sempre di facile gestione. È un territorio esposto a numerosi rischi, rischio idrogeologico, rischio di incendio boschivo. Il patrimonio boschivo della Toscana è tra i maggiori, forse il maggiore a livello nazionale, tra i più preziosi certamente. Un rischio sismico, anche se non elevatissimo, esistente, e poi i rischi connessi con i cambiamenti climatici, quindi le condizioni meteorologiche estreme che si fanno sempre più frequenti, e anche i rischi di natura industriale connessi con gli insediamenti importanti che ci sono in vari posti della regione. E a proposito dell'alluvione del 66 è stato presentato oggi proprio un documentario Carabinieri, Angeli del Fango. Vediamo. Io ho comandato il provinciale di Firenze e ancora mi ricordo, dopo tanti anni, i segni e le targhe sul muro che indicavano l'acqua, l'altezza dell'acqua che era entrata in caserma. Quindi ho vissuto in maniera indiretta le sensazioni che sicuramente hanno provato a suo tempo i carabinieri. Per quanto riguarda il rapporto scuola-sottufficiali, Firenze è sicuramente un rapporto stretto, vicino alla popolazione, e quindi ritengo che a suo tempo era normale che i giovani allievi sottufficiali fossero impegnati e si impegnassero a svolgere questo ruolo di assistenza alle popolazioni. Ricordiamoci anche che allora la protezione civile era agli albori e quindi l'assistenza veniva data in linea di massima dagli uomini e dai reparti che stavano nelle località, e quindi ritengo che quell'impegno pesante, difficile, coraggioso era un impegno che gli uomini, gli allievi sottufficiali dovevano svolgere, e sicuramente l'hanno svolto con grande passione e grande coraggio. Penso e sono convinto che in queste situazioni così drammatiche come è stata l'alluvione di Firenze era normale che in quei giorni si dovesse trascurare, abbandonare gli studi e svolgere compiti molto più importanti. E restiamo a Firenze, andiamo alle Cure, dove si sta lavorando per poter poi accogliere il mercato momentaneamente spostato vicino al campo di Marte e quindi vicino alla piscina Costoli. Intanto vanno avanti i lavori soprattutto per la viabilità. Vediamo. È stata conclusa come previsto nel fine settimana.
settimana l'asfaltatura di Piazza delle Cure e delle vie laterali ed è attiva la nuova viabilità. Non completamente, la corsia in cui vi parliamo per esempio è ancora chiusa, sarà quella in cui passeranno gli autobus. A metà mattina il traffico è abbastanza scorrevole, ma le ore calde sono quelle di inizio mattinata. Non si sa ancora bene quando invece sarà trasferito di nuovo qui in piazza il mercato. All'inizio doveva essere pronto per l'inizio delle scuole, ancora non c'è una data precisa, certo è che gli ambulanti che in questo momento sono al Mandela Forum chiedono che non sia trasferito il mercato a dicembre, che è un mese caldo sotto Natale, quindi chiedono o prima a novembre o dopo a gennaio. Per quanto riguarda la nuova viabilità, che comprende la riapertura di via Borghini, lo spostamento presso di alcune fermate degli autobus e il cambiamento di viabilità soprattutto nella parte esterna della rotatoria, abbiamo sentito i cittadini, chi non prende la macchina è molto scontento, chi invece usa l'auto è molto positivo su questo cambiamento di viabilità. Come va il traffico? Per il momento sembra benino, poi si vedrà con più traffico, quando ritorna al mercato qua si vedrà quello che sarà, perché per il momento il mercato non c'è, quindi non ci sono tanti problemi, perché tanta gente non si ferma al mercato via dicendo con le autovetture. La nuova viabilità non ha migliorato niente da stamani? No, perché ero coi tre, io sono andata, ci hanno lasciato lì, pensavo tornasse indietro, una signora gli ha detto che se tornava indietro, invece no, finita la linea lì. Peggioramenti, non miglioramenti, peggioramenti. E neanche il parcheggio si trova facilmente. Non mi pronuncio. Perché però la sua espressione è problematica. È cambiata un po' la viabilità? Ma non lo so, perché ancora non è proprio stabilito tutto, sicché può darsi che migliori col tempo. Comunque mi sembra migliorata, indubbiamente. Insomma, da come era prima si gira un po' meglio. Ci si ferma male, ma mi sembra giusto. Vedremo, e ora invece vediamo che cosa ci propone Elisabetta Berti con Anteprima Cartellone. Con comunicato ufficiale, Achille Lauro rimandava da maggio all'autunno le date del suo tour. E dunque è arrivato il momento, il 3 ottobre al Tuscany Hall, del live di questo rapper romano che dopo il successo di Sanremo ha anche pubblicato un nuovo album di inediti. È stato tra i protagonisti della 69esima edizione del Festival di Sanremo in gara col brano Rolls Royce, che è stato certificato oro. Classe 1990, l'artista romano Achille Lauro è stato sin da subito elogiato dalla scena rap nazionale. Dopo il successo del suo ultimo album, ha calcato i palchi di tutta Italia con un tour lungo più di un anno che lo ha portato a Roma sul palco del Circo Massimo per lo storico concerto di Capodanno. Grande successo anche per il suo libro Sono io Amleto, che ha registrato in poco tempo dalla sua uscita ben 3 edizioni. Come sapessi già profondi vuoti e poi so come finirà. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito.